Ciao, qui è Paradoxa, per gli amici para e bentrovati al parchetto pubblico dell'Acqua Santa, precisamente vicino la fontana che in questi mesi è stata al centro di un mio personale esperimento. Per anni questa fontana ha perso la sua funzione originaria, che a seconda gli abitanti del quartiere era quella di vasca e di lavaggio per le damigiane di vino. Stanco di questa situazione degradante di una fontana usata come cestino, ho deciso di ripulirla e al suo interno di ripristinare l'acqua in maniera tale da inserire dei pesci rossi. Visto l'ottimo risultato della prima fase di questo esperimento, grazie al fatto che all'interno della vasca non sono presenti più rifiuti e che la vitalità dei pesci è stata veramente un successo, voglio proporvi un nuovo livello di questo esperimento, che sarebbe quello di inserire della flora e altra fauna all'interno di questo fontanile per aumentare la sua bellezza estetica. Quello che per molti è un problema, ovvero la perdita d'acqua del muretto, per me potrebbe essere un'ottima opportunità. L'idea di base è mettere una corda qui sul perimetro dove perde l'acqua e creare un reticolo di corde e di spaghi in maniera tale da distribuire equamente l'acqua. Una volta fatto ciò, mettere delle tavole di legno per creare un muretto e poi inserire la terra. Una volta inserita tutto qui la terra e piantati i semi per il prato, il risultato dovrebbe essere un bellissimo praticello tutto al bordo della vasca. Se l'esperimento vi sta piacendo e il progetto che ho in mente vi convince, potete partecipare attivamente alla raccolta fondi che sto organizzando, un semplice crowdfunding di una cifra molto modesta che andrà a coprire le spese per l'acquisto dei nuovi pesci e delle piante acquatiche che renderanno ancora più bella questa fontana. Allora, nella scheda che comparirà a breve e sotto in descrizione troverete il link per prendere parte a questa raccolta fondi. Nel frattempo un caloroso saluto da me e Nero e spero tanto di vederci prima possibile qui al parchetto dell'Acqua Santa e farci una bella chiacchierata. Se siete curiosi delle specie, di tutto quello che sto cercando di organizzare per questo progetto, non scordatevi di seguirmi su Paradoxa, Facebook e i social vari. Ciao!